Benvenuti a tutti in un nuovo video di Minecraft. Oggi siamo ancora su Beyond e ho appena finito di sistemare qua un attimino. Siccome. Aspettate un attimino, che se. Come al solito abbasso perché non ci sento la mazza, sennò. Cioè, non sento quello che dico. Come al solito, abbiamo fatto la nostra solita Stavecart. L'avete visto nell'episodio precedente. E praticamente, mentre ero qua disperato, stramare, tutto quanto. Mi sono messo un attimo a sistemare un attimino, già messo il carico manager, siccome lo facciamo sempre. È sempre al nostro solito punto di inizio. Ho deciso di metterlo subito. E quindi. Cioè, l'ho fatto off camera questa roba qua. Ok, sì, tutto molto bello. Perché tanto comunque verrà rimpiazzato da un'altra mod. Verrà rimpiazzato, che ne so, da Nether o magari altre farm di legna, non lo so. Per ora va bene questa qua. L'unica cosa strana che mi sono accorto è che. Ho buttato via più di mezzo stack. Più di uno stack di bone meal, di fertilizzante e tutto quanto, solo per far crescere un paio di alberelli che non sono neanche cresciuti. La tristezza. E vabbè. Allora, sotto ci ho messo uno di transfer node. Non l'ho messo velocizzato, quindi farò fatica un po' a spostare le robe. Ho notato una cosa che ho sbagliato. E la voce se ne va. Lo smelter qua è sbagliato. Serve l'advanced smelter. Questo perché altrimenti ci dà solo la carbonella dentro l'inventario. E quindi viene subito svuotata dentro le chest qua. Ricordiamo sempre che c'ho il glattone charm. In questo caso però non ha fatto in tempo a cuocere anche questa di spruce wood, il che mi sta bene perché almeno posso dire che qua dentro ci va la spruce wood e non ci va nient'altro. E su, muovete a crescere. Niente. L'altra volta avevamo detto che iniziavo con la botania, quindi iniziamo adesso con la botania. Ho bisogno di un po' di fiori, qua attorno ne ho visti già un bel po'. Cioè, in realtà non è che mi servono molto per i fiori adesso. Perché comunque la zona l'ho già fatta tutta a mano. Vabbè, comunque. Iniziamo. Allora, dobbiamo fare per prima cosa il petalac potter, che è vero. Ma prima volevo iniziare con il bagaglino là per tutti i fiori. Questo qua, il flower punch. Vediamo se abbiamo abbastanza lana per farlo. Scusatemi se la voce va e viene, però boh. Oggi va così. Come ho già detto, non è che mi sento molto bene, però. Reggo. Finché reggo va bene. Allora. Quindi 1, 2, 3, 4, 5. Tu vieni con via con me. Flower Punch, ok. Poi con questo possiamo fare anche il. Il Petal Apothecary. Se non erro. Esattamente. Vuole la cobblestone? Sì. Guarda un po' cosa abbiamo nell'inventario. Mamma mia. La nostra fortuna. Avere la cobblestone precisa. Ok. Petal Apothecary. Lo mettiamo qua vicino alla nostra fonte d'acqua. Mamma mia, che fonte d'acqua che ci abbiamo. E iniziamo la ricerca dei fiori. Poi ho potenziato il coso qua, la bag. Questo perché ci posso almeno mettere un po' più roba dentro. E questo basta fare così e ci abbiamo tutte le pianticelle smistate. E quindi io opterei per tagliare un attimo qua. E vado a cercarmi off camera ste piantine. Tanto c'ho tutto il tempo del mondo. Cioè, in realtà dovrei ancora renderizzare video di prima, però va bene comunque, dovrei avere ancora il tempo. Tanto credo che lo farò uscire alle 3 e questo lo farò uscire alle 5, non lo so. Devo vedere. Quindi, a tra poco. E speriamo che crescano stia. Anzi, aspetta. Ok, se invece provo a far crescere questo non cresce perché è attaccato all'altro, quindi non cresce, non so perché. Quindi tra poco. Allora, stavo cercando ancora per i. Cavolo, ho trovato il mese. Stavo ancora cercando i fiorellini di botania. Il tipo non sono andato lontano, ma va, ti pare.
Dov'è che è la mappa? No, la mappa voglio. Da qua sono partito, sono andato di qua. Volevo chiedere agli Squid se sapevano dove trovare i fiori di Botania, però niente, non sapevano rispondere. Mi mancano ancora quelli blu, quelli ciano, quelli grigi, anche se pensavo di averli presi, ma fa nulla. Quelli azzurrini, quelli arancioni e quelli rosa, tristezza. Poi il resto ne ho trovato in bel po'. Ho trovato anche il mio legno preferito, l'Amarat. È bellissimo. Vediamo se troviamo qualcos'altro, oltre al Mesa, che è bellissimo. Lo adoro io. Non potete capire. Chi è? Perché ho sentito un rumore strano. E se vi chiedete perché non c'è la musica, è perché me ne stavo ascoltando una col copyright, e quindi preferisco non farvela sentire a voi. Quindi, beh. Allora, come si scendeva con la shift? Ok. Togliamo la visuale in quintuplica persona. Grazie. Io quasi quasi mi scaverei un po' di questo hardened clay, questo solo perché ci potrebbe servire per l'immersive. E sinceramente, di farlo io, non. No, non voglio, però non ora. Quindi lo scavo. Cosa mi ha dato gli stick? Ah sì, l'arboscello. L'arboscello mi droppa la stick. Da quando? Non lo so, però droppa. E basta che mi risposta. Ah, che bello. Cioè, ma il martello della terma non è forte di più, diciamo, è tutto un altro livello rispetto a quello di Tinker, per esempio. E c'è gente che si lamenta dei Tinker, mamma mia, guarda qua. Poi vedrai che lo fixeranno e ci rimarrò un po' male, ma giusto un po'. Si può ancora craftare perché ho appena visto Hammer. Mi sa che non si possono più craftare, tristezza. Mi sa che hanno capito che era un po' troppo P. Questo qua perché ho aggiornato il pacchetto e quindi l'avranno tolto, sicuro. Perché infatti mi hanno tolto anche le shear di coso. Non mi ricordo adesso che. Di Thermal, scusatemi. Quelle in legno. E l'hanno tolte, boh. Tristezza. La barca va. L'ho lasciata là. La barca là. Il baccalà. Andiamo, baccalà. E torniamo alla ricerca delle piante. Se non lo trovo per altri 6 minuti. Così che finisca alle 11:35 e prendo, torno a casa. Quello che abbiamo trovato bene, quello che non abbiamo trovato Heimel. Come dicono in Alucard. Che mi piace come lo pronuncia. Non so perché, però mi piace. Questo qua è quello di Forest oppure quello di Pams? Mi preoccupa sempre questo fatto. La sabbia rossa ci sta sempre. Ah, Clay, non la volevo, grazie. Acchiappa, acchiappa, acchiappa. Ok. Grazie. Eccola, si è rotta la pala. Che rottura di pala. Allora, via, 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 via,
E devo impostare il tasto per equipaggiarmelo lo zainetto. Allora, statistiche, opzioni, controlli, qualcosa del backpack. Draconic, gameplay, grave suite. No, 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 no. Iron backpack, eccolo qua. 1, non è preso. Ottimo. 2, non è preso neanche quello. Ottimo, parte 2. 1, però vedete che ce l'ho addosso. Sì, primo 2. Olè, fatto. Sinceramente non mi sta piacendo sta voce, ma però vabbè. Vabbè, che... o cosa, che... perché... che è sta roba? Giro giro tondo, gira lo zaino, non solo quello, però va bene. Gira. Ma perché? Perché gira? Perché? Fastidio. Gli alberi là sopra sono oak normalissimi, oppure c'hanno qualche cosa di strano. Ed uno, quindi torno tra poco. Fine del mese comunque mi ero dimenticato di una cosa, ci sono un macello di dungeon con tante ferrovie, tipo questo. Ma che c'è qua? Vabbè. Vabbè, che cacchio c'è qua dentro? Black Lotus a parte, non me ne ero manco accorto che c'era Black Lotus, nice. L'Ender Pearl ci serviva.
Ah sì, ce l'ho equipaggiato tutto, c'è ragione pure lui. Prova via. Questo no. Questo via, via. No, questo no. Grazie. Da qua. Attacca, attacca, attacca. No. Altra cesta? Guarda qua quante rail, guarda. Mamma mia. Vabbè, chi se ne frega, comunque ce l'abbiamo. Anche se in Kosovo, comunque bene. Anche se sono in. Ma, tutto caduto. Anche se sono in legno, vanno comunque bene come rail. Non c'hanno un. Un debuff così potente che serve per forza in coso. Vanno comunque bene. Vabbè. Jaxkit, che è sta roba? Questa è una cosa buona. Via. Partite. Comunque. Possiamo anche tornarcene. Dopo aver ammazzato questi slime. Bellissimo che c'ho la texture di coso, della. Di texture che modifica la Tinker. Almeno sti cosettini qua me li modifica, bellissimi. Bellissimi sti slimini. Ottimo, così a caso, ce lo troviamo. Oh, che bello, ma mi sono dimenticato di prendere le forbici, tristezza. E l'ho presa il Red Orchid, ok, quindi possiamo fare altre cose, qui, grazie. Prendi, tutto mio. Stavo per dire, comunque torniamo a casa adesso, però sto ancora esplorando, il che non è che proprio quello che avevo detto, ma giusto un po'. Ciben, acqua. Ok, per ora dovrebbe bastare. Aspettiamo un attimino. Altre piante di qua non ne vedo, tranne quelle verdine, ma chi? Chiappa questa. Chiappa quest'altra. Pure questa. Niente, non vedo nessun'altra pianta da raccattare. Quella rossa, va bene. Comunque quelle rosse serviranno. Un coniglio. Nel deserto starò facendo il dolce. Che ne so. Nel deserto credo che pe peggio di peggio. Stavo pensando prima di fare tipo. Di dire che lo stavo cercando nell'oceano. Per. No, che belli. Ah, quello là teoricamente è lo smoking. No, la pipa. Non posso zoomarvela. Se no c'è la pipa. Meno male che sono andato a seguire i conigli. Mi mancavano questi qua azzurrini. Boh. Ottimo. Botania. Ce ne sono alcuni simili, se non identici, però sono della natura e quindi mi hanno fregato un po' di volte. Lo odio. Iniziamo a prenderci un paio di questi qua rossi. Perché quelli gialli ce ne abbiamo un bel po' di fianco alla base. Questo perché così facciamo il floreal fertilizer. Insieme a questi gialli, insieme al buon mill. Insieme al rosso fanno il colorante, cioè no, il fertilizzante per ottenere i fiori della botania, se vi ricordate. Non è la prima volta che ve l'ho fatto vedere. Poi utilizzando le forbici, cioè poi utilizzando il ball mill e utilizzando le forbici facciamo le piante più grandi, vabbè, tutto il resto è un'altra storia. Ma allora, ce ne torniamo a casa. Giusto per sapere, eh. Giusto per. Aspetta. Dai, sta pianta, grazie. Non torniamo a casa, deciso. Allora, questo mi sa che potrebbe sempre servire, non lo so, non mi ricordo di Pandasir. Black Lotus, mi serve per il Black Dye. Dai.
Cheat. Allora, cos'era? Ah, il Talegrass. Il Talegrass. Questa è una battuta sotto. Ah no, aspetta. Ok. Quindi FTB Home dobbiamo fare. Oh, eccoli qua, quelli neri. No, tu non sei fuori dalla botanica, vai via. Allora, FTB Home. Home. Casa. Va bene, home. Non abbiamo neanche bisogno dell'allucit, quindi stiamo a posto. Quindi, diciamo che per questa puntata si è impollato tutto. Diciamo che per oggi era tutto. Aspettiamo che si sblocca un attimino. Ok, grazie. Grazie Minecraft, sempre benevolo. E per oggi era tutto. Ci vediamo domani con altri video di non so che gioco, forse Minecraft, forse no, forse non lo so. Vedremo. Quindi, cos'è sta roba? Ah, mi dai il survival experience. Boh. E vabbè, capito. Quindi ci vediamo alla prossima. Grazie per essere passati. E qua sta andando. Abbiamo solo 4 di legno, però sta andando. Questa macchia poi. Fuga. Fuga. Anzi no. Anzi sì. No, forse sì. Questo vai qua. Tu vai qua. E ok. Quindi abbiamo 19 di carbonella, il che va sempre bene. Per questo video è tutto. Scusatemi se devo fare botania, oppure vi devo mostrare un po' meglio questa mod. La prossima inizieremo botania e vi farò vedere il coso per modificare il kart. Perché qua ci andava l'advanced smelter. Perché così possiamo dire che deve andare prima nel core engine e dopo in tutto il resto. Quindi, ciao ciao, a domani!